Ben ritrovati nel studio di Obiettivo News. Sabato 11 maggio torna la 34esima edizione quest'anno, il torneo di maggio alla corte di Re Arduino. E ne parliamo questa sera con Nadia Oria e Cristian Lunardi della Proloco di Quarnier. Ciao! Buonasera a tutti! 34esima edizione e anche partirei subito comunque specificando che è anche l'ultimo torneo di questo direttivo della Proloco. Partirei sì. Da lì, così poi parliamo sì. Della notizia. No, la notizia è il torneo. Sì. Però giusto per togliere il sassolino subito e poi... Sì, allora a settembre, ottobre ci sarà le elezioni per il nuovo direttivo della Proloco di Quarnier. Abbiamo ribadito, annunciato che noi vorremmo fare un passettino indietro. Questo non vuol dire che noi molliamo totalmente, però è anche giusto che dopo tanti anni che siamo al lavoro, che abbiamo fatto la nostra esperienza, che ci sia qualche giovane che entra con nuovo entusiasmo, nuove idee, e quindi noi saremo sempre lì a supportare, però facciamo un passettino indietro. Questo. E quindi invitiamo tutti a fare la tessera della Proloco e a candidarsi. Certo, ovviamente. No, perché creare un bel gruppo può aiutare il torneo a crescere. Chiaramente noi abbiamo avuto le nostre idee in questi anni, che potevano essere giuste, sbagliate, potevano piacere o no, e magari arriverà gente che ha delle idee migliori. Noi saremo a supporto per quanto ormai abbiamo imparato a mettere in piedi tutta la manifestazione, sì. Perché attualmente, ma lo dico senza vanto, diciamo che un paio di settimane prima era già tutto pronto quest'anno. Ma adesso non tiriamocela così. No, però comunque sì, diciamo che siamo... Ricordo delle manifestazioni in cui è l'ultimo. Certo. E c'erano ancora da fare un sacco di cose, diciamo che avete calibrato bene i tempi. Sì, esatto. Sì, col tempo, con l'esperienza, certo, riesci più o meno a, cioè, che se c'è l'imprevisto riesci comunque a gestirlo in qualche modo. Certo. Ovviamente deve essere anche un gruppo abbastanza unito e, come ho già detto in conferenza stampa, tipo non siamo tantissimi poi a tirare le fila, anche se poi è composto da tantissime persone, perché con tutti i borghi, tutta la gente che sfila, i bettolari, le associazioni, però poi noi a capo siamo in pochi, ma riusciamo, nel tempo siamo, certo, riusciti più o meno a gestire bene le cose. 34esima edizione inizia sabato 11 maggio con tante novità. Partiamo dalle novità e poi passiamo al programma. Cristian, tu sei molto bravo nel primo weekend, vai. Sono molto forte nel primo weekend. Il primo weekend si apre l'11 maggio dalle 6:30 in avanti nel cortile del comune. Ci sarà la pericena in attesa dell'uscita dei reali, quindi chiunque voglia partecipare può trovarsi nel cortile del comune diciamo già dalle 6 in avanti, volendo, in attesa che escano i reali. Poi arriveranno in sfilata in piazza Pinelli, dove dalle 9 in avanti ci recheremo tutti quanti con il gruppo degli Arcana, che tratterranno tutte le persone arrivate. Arriveranno i reali. Dopo una presentazione ci sarà addirittura la gara dei tamburi, che è una delle gare più attese insieme a quella delle botti. Ormai la gara dei tamburi è diventata una delle attrazioni principali. Un sacco di ragazzi che sono ormai un paio di mesi, diciamo, che stanno provando. Sì, anche di più. Dobbiamo chiedere ai vicini nel caso di dove fanno le prove, che loro sanno molto bene dove fanno. Sì, perché nelle serate c'è molto impegno. C'è un po' di silenzio, li senti in lontananza i tamburi che stanno provando. E quello ti dà l'idea del torneo che sta arrivando, diciamo. Certo, sì, l'annuncio. Dopodiché, la domenica ci sarà il pranzo del re, ormai classico, sempre nel cortile del comune, sempre aperto a tutti. E a seguire ci saranno i giochi del... Ma sentiamoli, Cristian. Che giochi ci sono? No, ci saranno i giochi tra i borghi. La corsa col sacco, sì, la gara del giullare, allora, e il tiro con l'arco. Allora, sapere esattamente quali giochi ci sono è proprio da presidente. Il tesoriere sappia solo che ci sono dei giochi. Sì, io sono il tesoriere. È giusto.
Quindi, Nadia, quali giochi ci sono? la corsa con i sacchi, il tiro con l'arco e una nuova gara che è la corsa del giullare. Abbiamo voluto coinvolgere i giullari che sono comunque presenti in tutti i borghi, quindi quest'anno abbiamo detto coinvolgiamo loro. Quindi queste saranno le tre gare che insieme alla gara dei tamburi della sera precedente sono le prime quattro gare del Palio dei Borghi. Questo è il primo weekend. A finire la giornata in bellezza ci saranno le ragazze della Fenice Ballet che ci faranno il loro balletto che aspettiamo ogni anno, e quindi sarà la conclusione della prima domenica. Proseguiamo. Il weekend seguente chiaramente sarà il weekend clou, venerdì 17 dalle ore 19 chiuderà il centro storico e chi vorrà entrare dovrà pagare un biglietto, 3 euro al giorno, oppure un abbonamento, 7 euro per i 3 giorni. Entreranno in funzione le cucine delle bettole, si potrà mangiare sotto i portici di Via Arduino o sotto l'ala di Piazza Pinelli dove ci sarà la bettola del San Giacomo. E si dovrà pagare in Arduini, avremo la cassa cambio all'ingresso della manifestazione dove si potranno cambiare gli Arduini, si potranno comprare in modo da poterli usare nelle bettole, perché nelle bettole è vietato utilizzare il denaro contante. Le bettole saranno aperte tutta la sera e noi il venerdì alle 9, se non ricordo male, abbiamo la gara delle botti. Prima manche della gara delle botti, a seguire ci sarà la seconda, con gruppi di spettacolo che cominceranno a intrattenere tutta la gente, diciamo, che arriverà. Per il venerdì la regina, che regina sarà da sola perché tradizione vuole che il re ancora in battaglia, farà il giro bettele per finire, per chiudere la serata. Prego, vado avanti col sabato. Sto cercando di mettermi in difficoltà. E non è bello, questa è la parte tua, provare a mettermi in difficoltà. No, non mi metto in difficoltà. Perché il sabato, sempre apertura alle 7 di sera per le bettole. E il momento clou sarà il concertone dei Boi della Fusca, che torneranno, è il loro secondo appuntamento, perché suoneranno il 9. Sì. E il loro secondo appuntamento sarà invece a Cornier. Però è il primo anno che vengono da noi. Noi, cioè, come direttivo, abbiamo fortemente voluto questo concertone del sabato sera e finalmente quest'anno riusciamo. E con loro, che sono comunque una band di Cornier, conosciuta in tutta Italia e anche all'estero, però siamo molto molto orgogliosi di quello. Ma ci saranno anche altri gruppi di spettacolo, tra cui la Compagnia del Coniglio, il grande ritorno di Calofeng, il Minotauro, che piace a grandi e bambini. Mm-hmm. E se vuoi andare, cioè, l'arrivo del re a cavallo, ma non voglio suggerirti, però vai pure avanti. No, io quel che dovevo dire ho praticamente detto, no, a parte gli scherzi, non volevo neanche star qua a elencare tutta una serie di cose. Secondo me conviene partecipare, conviene venire a vedere, perché ci sono, al di là dei gruppi storici e ai gruppi di spettacolo, ci saranno anche i Tamburi dei Borghi che intratterranno il pubblico con le loro sonate. E questo, diciamo, un po' è il sabato sera. Sì. La domenica invece, è sempre un giorno dedicato alle famiglie. Cominceremo alle 10 del mattino, quindi il centro storico chiuderà alle 10 del mattino, ci saranno degli stage per i più piccoli, con tiro con l'arco, faremo loro suonare il tamburo. Ci saranno anche con la creta, ci saranno... Non ero sicuro di questa cosa qua, ma alla fine è stata confermata. Sì, ci saranno gli stage con il gruppo Comes di combattimenti e ci sarà l'Emporio Ratatouille che farà uno stage apposta per i bambini contro gli sprechi alimentari, quindi abbiamo anche questa collaborazione in più quest'anno. E la giornata poi prosegue già dal mattino, ma ci sarà tutta via Arduino con le ambientazioni a cura dei sette borghi corniatesi, che adesso sono un paio di anni che facciamo questa cosa e piace moltissimo perché riempie davvero i portici, il centro storico, e si ricrea proprio un'atmosfera anno mille. E dentro ogni ambientazione ci sarà un gioco per i bambini che dovranno completare una mappa e diventeranno cavalieri del re. E anche questa è una cosa che è un paio di edizioni che facciamo e piace molto.
Siamo riusciti a fare una domenica per le famiglie. Sì. E questo anche sì, perché è giusto coinvolgere anche i bambini e farli crescere. Sì, farli crescere. Sì, che si affezionino al torneo già, certo, già da piccoli. Così come facciamo sempre fare alle scuole elementari di Cornier dei disegni all'ambientazione medievale. Progetto Colorè. Maggio. Si chiama Colorè questo evento collaterale, lo possiamo chiamare. È da tanti anni che lo facciamo e ogni anno arrivano tantissimi disegni e vedi proprio come già i bambini vedono il torneo con i loro occhi, è molto, molto carino anche quello. Sì, farli crescere dentro il torneo, farli amare il torneo di maggio, però anche educarle, perché comunque sono cose, sono laboratori educativi, assolutamente, solo di divertimento per i bambini. Infatti negli anni i bambini sono aumentati sensibilmente, soprattutto quelli più piccoli a stilare, e a noi questa cosa non può che far piacere. Certo. Domenica però l'evento principale si svolgerà nella piazza del cortile del comune con i combattimenti, ma lascio parlare Nadia che è preparata su questa cosa. Sì, già lo scorso anno grazie a due ragazze, Gioella e Elisabeth della Proloco, abbiamo portato questo torneo che abbiamo chiamato Torneo delle Due Torri, proprio in rappresentanza delle Due Torri di Cornier. Sono combattimenti di scherma medievale, quindi si troveranno degli sportivi, perché è uno sport a tutti gli effetti, quindi questi atleti, con armature inerenti all'epoca, con armi inerenti, cioè quindi tutto. E già dal mattino si può visitare il cortile del comune dove si vedranno loro che si preparano e poi al pomeriggio ci sarà il torneo vero e proprio, ci saranno combattimenti 5 contro 5, 2 contro 2 e già lo scorso anno avevamo cercato di portarlo, poi purtroppo abbiamo dovuto spostare il torneo di maggio perché per colpa del maltempo, ma quest'anno ce la faremo e sarà una bella occasione, la prima volta che riusciamo a organizzarlo e anche questa è una cosa molto, molto originale, molto bella. Ci sarà proprio un campo, nel cortile del comune ci sarà proprio un campo gara con della sabbia delimitato, loro, come diceva lei, si menano veramente, ma sono sport, si fanno, cioè c'è proprio del... Sì, non è finzione, è un torneo vero e proprio. Non è finto. Certo che ne avete passate come direttivo per riuscire a organizzare il torneo, perché è la pandemia, è il maltempo, allora siamo entrati, nuove leggi in vigore per la Gabrielli, poi la pandemia, poi il maltempo, siamo qua. E quello è l'importante. Ce l'abbiamo fatta. Io volevo ancora dire che ci saranno degli eventi collaterali. Sì, certo. Quindi martedì 14 ci sarà la visita dei reali al centro diurno Andy Rivieni e all'Umberto I, che è la casa di riposo. Sì. Mentre mercoledì ritorna al teatro, quindi nell'auditorium presso l'ex manifattura di Cornier, in via Ivrea 100, soprattutto, ci sarà il gruppo Escam, che sono le streghe del torneo, che ripropongono uno spettacolo teatrale, quest'anno si chiamerà Volare e ci hanno detto che farà molto molto ridere. E poi giovedì 16 invece presso la libreria Colibrì ci sarà la presentazione di un libro su Arduino. Quindi questi sono i principali eventi collaterali. Perfetta, come al solito. O magari ho detto delle cavolate, chi lo sa, però dovete leggere il programma. No, l'ho detto abbastanza convinta. Non sono così quindi preparata rispetto a voi, che giustamente l'avete organizzato. Sì, però a volte uno dimentica, ma sicuramente abbiamo dimenticato qualcosa. Una presidente che rimpiangeremo, posso dirlo già da oggi. Presidente onoraria. Ecco. Facciamo presidente onoraria. Nei secoli. Forse, sì. Metteremo una statua. Sì, 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 nel cortile del comune mi piacerebbe molto, no? Sicuramente vorrete ringraziare qualcuno. Vogliamo ringraziare qualcuno? Per volete? Allora, per quanto mi riguarda vorrei ringraziare tutte le persone che occupano il loro tempo libero per l'organizzazione del torneo di maggio, che sia dal direttivo Proloco ai ragazzi dei borghi, ai bettolari, a chi fa i costumi, dietro il torneo ci sono veramente tantissime persone, vorrei ringraziarle tutte. Poi vorrei ringraziare anche il comune, tutte le autorità veramente tutte le persone che ci aiutano in questa grande manifestazione. Io invece ci tengo a ringraziare
tutti gli sponsor, e la maggior parte dei quali sono i commercianti di Cornier, che ci hanno dato una grossa e concreta mano, perché si possono avere tante idee e tanta bella gente che lavora, ma alla fine ci va anche il supporto economico delle persone. E i commercianti negli ultimi 4-5 anni hanno partecipato sempre di più a questa cosa, e io li ringrazio pubblicamente. Vogliamo aggiungere ancora qualcosa sul torneo? Venite al torneo, venite a Cornier, buttatevi, tuffatevi in un'ambientazione medievale, perché vale la pena. Così proprio? Allora, sicuro? Sì, no, anch'io invito tutti a venire al torneo di maggio, sia i grandi che i piccini, le famiglie, i giovani, cioè abbiamo cercato di coinvolgere tutti, quindi effettivamente speriamo nel bel tempo, speriamo vada tutto bene, vi invitiamo al torneo di maggio a Cornier. Quindi, che dire, dovete per forza andare al torneo di maggio a Cornier e continuate a seguire Obiettivo News.